8 gennaio, buongiorno, primo vlog ufficiale del 2024, è ricominciata la scuola, la gioia pervade il mio viso, è stata neanche tanto un'ammazzata ragazzi, pensavo peggio, sono rientrata da poco, non so neanche che ore siano, forse le 10:30, perché dovevo fare dei giri, a parte che come di routine colazione con l'amica mia Laura, perché insomma non ci vedevamo dal 22, quindi siamo andate a fare una colazione, poi ho accompagnato lei da una parte e poi sono andata io sempre da un'altra parte in circoscrizione per tutte queste cose mega burocratiche che rompono parecchio le scatole, ma sono da fare. Ero indecisa se vloggare o non vloggare perché in realtà non è che ho tutte queste cose da fare o tutte queste cose da dire, però poi io perdo l'attimo e quindi poi non registro più perché proprio mi dimentico di accendere la fotocamera. Come avete passato le feste di Natale? Io spero bene, noi le abbiamo passate molto bene, sapete che quest'anno il mio spirito natalizio ho cercato proprio di prenderlo dalle viscere e tirarlo fuori, l'ho fatto soprattutto per Lillo, lo sapete, per renderglielo molto wow, soft, gioioso, sereno il più possibile e di conseguenza devo dire la verità, non mi sono neanche forzata più di tanto. Una volta entrata nel mood, perché insomma la loro serenità poi alla fine è stata la mia gioia, quindi sapete che insomma ho esagerato un po' con i regali un po' a tutti, ai miei cognati, a mia sorella, prima erano tutti per Stefano, no? Invece quest'anno mi sono un po' anche allargata con i regali e dovrei smontare questo catorcio di albero, che quest'anno non è un catorcio, fatto sta che è stato anche protagonista spesso dei vlog di Natale, anche del vlogmas, abbiamo scartato proprio i nostri regali qua vicino a questo albero perché si presta bene, anche se io dico sempre ma ammazza, mette le luci e poi non le accendo praticamente mai, però dovrei smontare pure l'albero, ma vi posso dire oggi non c'ho proprio nessuna voglia. Devo togliere qualche impiccio stupido, tipo sul letto in camera le scarpe che ho tirato fuori stamattina 6:30, i cappottini perché non sapevo che mettermi, quindi ecco più o meno queste cose qui, ma a casa è pulita, ma dovrei stirare una montagna dei panni. Solo che mi ero messa a togliermi lo smalto perché guardate questo smalto qui, a parte che ho tutte le unghie storte, vabbè lo sapete, questo smalto qui l'ho messo praticamente subito dopo Natale, credo il 20, non so se il 25 o il 26, e sta praticamente imbalsamato qui, se non fosse per la mano destra che oggi aveva iniziato a sbeccarmisi qui e adesso sono andata al bagno, praticamente l'unghia mi si è girata e mi si è sbeccato qui, ma giuro è rimasto imbalsamato. Io ci ho fatto tutto, lavatrici, ho lavato i piatti senza guanti, ho pulito il bagno, ho lavato per terra, ho fatto di tutto e di più, raga, non gli avrei dato una lira. È vero che sono tipo 3 passate, però di solito anche quando faccio 3 passate lo smalto si leva, però non mi ricordo la marca. Che erano questi? Sì, questi qua, che cacchio di marca erano? Ah, questi li ho presi da acqua e sapone e c'è scritto sopra gel, aspettate che mi metto sempre alla luce, non ci vedo bene, allora gel made in Italy, ma non c'è marca, non c'è marca, gel effect, eccolo qua, questo è il colore, ma non c'è la marca ragazzi, questo l'avevo preso anche bianco che non ho messo, e cioè giuro raga valido, ma l'ho pagato anche poco, e me lo vorrei togliere perché adesso mi si è sbeccato, però non so se teme quello bianco perché nel frattempo vedete questa è l'unica unghia finta che ho, queste sono tutte vere tranne questa, questa qui se voi ci fate caso sotto la mia unghia è lunghissima, ma ovviamente come tutte le cose quando ti si spezzano le unghie mi si è spezzata qui, questa mi si è spezzata proprio qui, mi sta ricresce quindi vabbè, si è spezzata proprio qui, quindi per non tagliarla a zero che ho fatto? Ci ho attaccato sopra l'unghia finta, il 31 dicembre ci ho attaccato questa, è ancora dura, perché ho detto così mano a mano mi cresce la mia e quando la dovrò tagliare non dovrò tagliare a zero, quindi sto cercando di portarla diciamo alle lunghe, quindi questa è l'unica che ho attaccato finta, quindi se adesso mi faccio questa di un altro colore poi questa non me va di pitturarla perché poi quando mi serve di questo colore, c'ho l'altra però erano carine, queste le presi da Primark. A sta macchinetta gli è successo qualcosa di strano, mi si è imposta una cosa
boh, delle luci, delle impostazioni, vabbè, non lo so. Comunque, se è fatto mezzogiorno, lo so che per voi è passato praticamente uno schiocco di dita, però praticamente è mezzogiorno, perché ci ho messo più a togliermi lo smalto e a rimettermelo, che poi manco mi è venuto bene come dicevo io, quindi vabbè, non mi piace. Voglio rimettere a posto le scarpe, perché stamattina mi ero messa queste, sono comode da morire queste scarpe, ce l'avevo anche a Natale, comodissime. Oggi pomeriggio metterò le scarpe da ginnastica perché sto più comoda, e sì, boh, non so se rimane con questa qui, ma fa veramente freddo. Se rimango con questa qui, poi non so che mettermi del cappotto. Mi potrei mettere, come ha fatto Stefano stamattina al furbetto, la giacca da neve, perché ieri siamo andati da Decathlon per comprare... tutto a posto, per comprare coi saldi, speravamo, le attrezzature, non le attrezzature, l'abbigliamento da neve, perché vorremmo andare, che ne so, un fine settimana sulla neve, vediamo un attimo, comunque anche una giornata, perché Stefano non ci è mai andato, se non la nevicata che ha fatto, boh, che era 2016, che c'è pure il vlog, che siamo scesi alle 6 di mattina, e non l'ha mai vista, cioè proprio la neve veramente, insomma, andare sulla neve. Io ho una vita che non ci vado e sinceramente ci vorrei andare, ma l'altro anno quando siamo andati a prendere le cose da neve durante i saldi, non essendoci andate poi il primo giorno dei saldi, raga, era che finito tutto, tant'è che non c'erano i pezzi, alcune cose c'era la misura sopra, sotto, no, viceversa, quindi non avevo trovato niente. Ci siamo andati ieri che era proprio inizio saldi. Già ci eravamo andati la settimana prima pure per vedere un attimino, no? Come facevano sti saldi, ma io a Lillo gli avevo detto, a me mi sembra strano che mettano la roba da, scusate, che mettano la roba da neve in saldo. Fatto sta che ci avevo ragione, cioè il completo che io avevo visto costava un botto, e costava un botto pure ieri, e pure quello di Stefano. Solo che poi stavamo lì, ho detto a mio marito, senti, io non aspetto di tornare che poi non trovo niente, me lo prendo e amen. Fatto sta che ho fatto bene, perché pure io ho trovato l'ultima taglia del pantalone mia e l'ultima taglia della giacca. Se avessi aspettato non avrei trovato nulla coi saldi, quindi alla fine me lo sono preso e amen, insomma. Un altro piccio da mettere nell'armadio, però vabbè, insomma, ci sta. Allora, noterete che io sto con la scopa, perché la mia bella aspirapolverina l'Ultenic, l'ultima che mi hanno mandato, che adoro, super leggera, facile da pulire, alla fine ho deciso di regalarla a mia cognata, perché è rimasta senza un aspirapolvere, e non so perché mia suocera non ce l'avesse più l'aspirapolvere, non ho idea. E allora, siccome questa è ultra leggera, ho pensato che per lei fosse anche più pratica da utilizzare, insomma, non deve stare attaccata alla presa e tutto, quindi l'ho riposta e gliela do a lei. E quindi io sto col folletto, quello che ho preso a mia madre, perché tutte le altre io le ho incartate, ce le ho giù, non le vado a tirarle su, vabbè, ormai stanno in cantina, e ho su quello di mia madre, del folletto, e sto utilizzando quello. Solo che, raga, io non so perché, a parte non sopporto più tutti quelli con la presa, perché ovviamente ormai sono abituata a quelle senza fili, ma questo, che è un modello, insomma, avanti al VK122, che ho ancora, che si è portato Mollillo nella palestra giù dalla madre, perché era un po' più vecchio, si è portato quello. Questo qui nuovo, che non so che cacchio di folletto è, pesa un quintale e mezza, raga, faccio una fatica a portare sto folletto, e poi c'ha la piantana sotto, come si chiama, l'aspirapolvere sotto, che dovrebbe essere la lucidatrice che però aspira. Io devo comprare una spazzola normale, perché raga, non mi aspira niente, vi giuro, preferisco prendere la scopa che ci metto 2 ore che mi volano i pezzi, piuttosto che incollarmi quel casermone, che poi c'ha sta presa che è così, e praticamente... faccio il salotto e devo staccare la spina, devo andare in camera, riattacca la spina, fai la camera, stacca la spina, riandà con quell'altro, col VK122, l'attaccavo in corridoio, ci facevo tutta casa, qui con questo arriva a metà, io non riesco a capire. Poi mi dispiace, perché poi mia madre, è difficile che te dà le cose, lì lo voleva sto folletto, fatte dal folletto da tua madre, fatte dal folletto da tua madre, io dico, tanto non me lo darà mai. Invece Caruccia mi ha regalato sto folletto, ma raga, io vi giuro su Dio, pesa un quintale, perché mo sono abituata ad altri tipi di aspirapolvere, ma non aspira un cacchio. Mi devo comprare sta spazzola, lo dico sempre, mi passa di mente, poi tutte le volte vado a piare il folletto, mi rendo conto che c'è ancora la spazzola che non va bene, perché vedete, è questa qui fatta a goccia, quindi aspira soltanto dal buchino avanti e non aspira praticamente niente. Che me magno oggi? Madonna, io oggi c'ho freddo. Allora, ieri si sono accesi i termosifoni 50.000 volte. Madonna, tu spolverà sto termosifone, perché coi cosettini di Natale. No, 23.
Facciamo 22? Accenditi, ti prego. Poi io non so bene accendere questi termosifoni. Non so se devo accendere la manina. Devo disfare l'albero. C'ho voglia. Più che altro non c'ho voglia di rimettere tutte le pallette a posto. Allora, che me mangio? Ah, ecco che me mangio. Ieri sera Stefano ha mangiato il riso e l'ha lasciato. Tanto noi il riso in bianco ce l'abbiamo sempre. Quindi non so se sbattermici dentro due uova. Allora, la pasta no. Allora, o c'ho la pasta col sugo dell'arrosto. Forse mi scalda la pasta col sugo d'arrosto. Era sciapa perché mi sono dimenticata di metterci il sale. Molto intelligente. Mi sa di sì. Allora, manco un caffè mi sono fatta. Allora, mi scaldo un po' di pasta, ragazze. Sperando che viene bene, perché sapete che io non mangio più la pasta riscaldata. Non la mangio da una vita. Penso che l'ultima l'avrò scaldata con voi, tipo l'altro anno a Natale, nel pentolino che ho preso e poi ho buttato. Quindi probabilmente farò la stessa identica cosa. Però siccome c'era poco sugo, non c'è proprio il sugo, è quella con il sugo dell'arrosto, quindi un sugo di carotine, che solitamente riscaldata era molto buona. Ma ditemi voi se non è vero, se ci avete fatto caso a questa cosa, una volta quando tu mangiavi la pasta riscaldata, cioè doveva essere poco sugo sicuramente, ma la pasta veniva croccante, si abbrustoliva, perché tu ci mettevi l'olio, la mettevi sulla padella, quindi con l'olietto ti veniva quella crosticina sulla pasta, poi ci mettevi il parmigiano, ti veniva da paura che te ne saresti mangiata un quintale. Adesso la pasta non si abbrustolisce più. Se si abbrustolisce è perché tu la tieni di più e quindi in automatico ti si scuoce. Quindi io non riesco più a mangiare la pasta riscaldata. Mo ci provo, faccio la prova del 9 insieme a voi e vediamo come viene. Come volevo dimostrare, ragazzi, mi sono portata via mezza unghia con questa cazzo di grattugia. Allora, buona, buona, ma quando ero piccola me la ricordavo migliore. Vabbè, meglio del solito, si può mangiare. Che poi in realtà dicono che faccia malissimo mangiare la roba riscaldata, perché tu riscaldi di nuovo un olio, cioè un olio, io l'olio ce l'ho messo fresco, però comunque è già stata fatta, non nell'olio rifritta, riposata. Però non è che una la mangia tutti i giorni. Era una vita, non mangiavo più una pasta riscaldata, quindi non morirò per questo. Sto gradendo. Pensavo peggio. Poi quando l'ho fatta mi era venuta sciavissima. Fatto sta che non mi ricordavo nemmeno se ci avevo realmente messo il sale. Non mi sono nemmeno legate i capelli, che io quando mangio li leggo sempre. Sto gradendo, penso che mangerò pure quella che è rimasta dentro la pentola. Allora, mi sto cambiando perché, ragazzi, sto crepando di freddo, quindi mi sono messa il giacchettino lungo e il maglione sopra. Ah, Lillo a Natale, avete visto, mi ha regalato di nuovo le scarpe, però sapete che... Allora, io le distruggo, anche perché sapete che io non amo le scarpe allacciate e quindi quelle altre, non so se ve lo ricordate, le tenevo slacciate e facevo due laccetti di lato e le mantenevo così, però rimanevano più a ciabatta. Quindi ovviamente un po' mi sfuggivano dai piedi e le scarpe si rovinano di più. E siccome non odio il fiocco, cioè non mi piace il fiocco davanti, ultimamente le sto allacciando in un altro modo. Sapete che io, vabbè, ho tutto uno stile mio, però sono troppo carine allacciate così. Vedete come le allaccio? Faccio un giro e poi le giro dietro. E ci faccio i fiocchettini, guardate quanto sono carini! Certo, devo far dritti, ma guardate che carini! Così non mi sfuggono dai piedi e rimangono comunque carini anche a vedersi. Mi piacciono tantissimo. Sì, lo so, sono tutta strana. Sarò ridicola col giacchetto da neve? Raga, io sto morendo di freddo. Non chiedetemi il motivo, c'ho proprio freddo, ma no, qui alle spalle. Infatti la sciarpa penso di non portarmela perché mi sembra eccessiva, però c'ho freddo, quindi giacchetto da neve. Pure Stefano è uscito col giacchetto da neve, mi sembrava esagerato stamattina, ma sapete qual è il problema? Che qui a Roma
esci la mattina che le temperature sono tiepide e poi a un certo punto diventa talmente freddo che magari non è effettivamente freddo, ma siccome la mattina non è sto freddo, poi di conseguenza poi lo sentite di più. Quindi boh, non so che dirvi, oppure a volte uscite che l'aria è gelida, poi si scalda talmente tanto e quando si riabbassa un pochino crepate. Quindi giacchetto da neve, anche perché a Caruccio ho pagato per sfruttarmelo non solo sulla neve, lo mettiamo anche oggi, tra l'altro super comodo perché c'ha le tasche, io ho tutti i giacchetti senza le tasche, quindi mi ci posso infilare dentro il telefono, da paura, e vamos, potrei uscire anche senza zaino, tanto non c'ho una lira, ma vabbè, lo portiamo per i documenti e tutto il resto. Non va così, eh? Ma lascialo, sta a giocare. Sì, sta a giocare. Sai che lui voleva scrivere? Questa parte la tagliamo, eh? Ti volevo fare il topo! Dato, ti piace? Ti rompo con la cola! Aiutato! Iron Day! Mordi, mordi! Stefanuccio, ti piace da Reddy? Sì, però... Aiuto, Dodo, no, non mi muore. Dodo, perché Dodo? Ma dai, perché Rebecca lo chiamo Dodo. No, io lo chiamo Dodo. Ma lo chiami, l'hai chiamato due minuti fa. Sai, pensa quanto ti ama, guarda. Aspetta un po'. Biondo. Aspetta, te lo do una con chi? Con te lo do te. Dove si mette, mamma? Questo qua. Che bello. Ne voglio chiamare, me lo fate fare. Che palle, chiedilo a papà, Stefano. Vi faccio vedere quello che mi capita quando prendo freddo. Adesso si sta piano piano, sta tornando alla normalità, ma guardate questo dito, è diventato, diventa prima giallino, poi bianco, e praticamente non c'è più afflusso di sangue. Sto praticamente morendo, col tutto che avevo il giacchetto da neve, cioè guardate come si vede qua la differenza. Non lo metto mai sotto l'acqua calda, nemmeno tiepida, e nemmeno su cose troppo calde, però mi sono messa vicino al termoconvettore in modo da cominciare a stiepidirmi e... cerco di dare l'afflusso al dito, così, e questa cosa mi succede a questo dito qui, solo che questa volta mi ha preso anche questo, ma questo mi si è già scongelato. Mi stava succedendo a queste altre qui e me lo fa alle dita dei piedi. E purtroppo mi è capitato all'alluce, devo scongelarlo, ragazzi, mentre aspetto che Stefano si prepara del basket e poi riesco al freddo e al gelo. Bene, raga. Dai, vieni a salutare? Sei vestito? Mamma mia, che giovanotto! Io metto i bolsini. Sembri papà, Ste. Davvero? Sì. Oggi ho rivisto un video tuo di quando eri piccolo e mi hai fatto morire, guarda. Ma che ne so, mi facevi... Ma sono più stretti di quell'altro. Mi facevi tanto ridere quando sono eri più stretti piccolo. Di quell'altri. Sono belli però, ti piacciono, sì, amore mio? Sì, più stretti di quell'altri. Pizzicano. Che strani, sono strettissimi. E vabbè, fatti che andare bene però, perché te l'ho regalato col cuore. Colorato. Ho scritto i miei pensieri sul diario col pastello bianco, col pastello, ma speravo che venissi a colorarli i miei pensieri, quindi ho scritto col pastello bianco. Io pensavo il pastello colorato venisse colorato. No, Gioia, vai. No, Gioia, vai, vai a lavarti. Vai. Faccio sempre sta roba. Sì, ecco perché le porte poi si rompono. Dai, vai. Ma le sbatti. Cioè, non batte le porte tu. Non l'ho fatta apposta. No, col pastello bianco su. Ma che schifo che fai. Scusate, quindi dovrei chiamarti. Ma ora becca sei bicipiti. No, il trapezio. Cazzo proprio. Lei poi ha detto che state tanti parti del corpo che mi fate insieme, tipo l'apparato scheletrico, l'apparato muscolare, e si insieme.
quella d'acqua? Della pasta? Che ne pensi? No, la lascio qui, la lascio. Ah, la scuoli, me la risotti? No, dico che vuoi metti a su. Io di solito dico su con questa, perché con questa mi sfugge. Però, dici tu. Aia! Madonna, tutti questi semi mi fai morire oggi a me. No, ma sono belli. Ah, Lillo gli ha preso tipo Chef Rubio. Qualcuno mi ha detto... Oh, aspetta, però la volante abbiamo finito di cucina. Qualcuno mi ha detto, ditemi come si chiama il ristorante. Indovinate come si chiama? Indovina che gli ho detto? Che gli ho detto? Dar Sol Pampulio. Dar Sol Pampulio, basta storia. Ho capito, ormai sei Pampurio, pure tua sorella ormai ti chiama Pampurio. Che mia cognata non lo sapeva che lo chiamavo Pampurio. Io non mi ricordo, ragazzi, com'è uscita questa cosa del Sor Pampurio. Non lo so, guarda che si ritira il sughetto, eh. È salata. Ah, perché hai fatto così, hai scosso la testa. Lui scuote la testa e lei gli fa una carezza. Per me non avresti mai speso i tuoi soldi per tutte quelle ho, com'è? Su Instagram mi ho fatto vedere un frame, una clip di una nuova serie che stiamo vedendo. Ci siamo finiti tutta la prima stagione in un giorno. L'avevo iniziata da sola, poi ho detto a lui la stoppo e la rivedo con te. Poi siccome aspetto lui passano gli anni, l'ho rimessa da sola e mi sono vista 3 puntate. Più andavo avanti e più vedevo che era figa, allora gli ho detto no, la rimettiamo e la vediamo insieme. E Stefano la sta vedendo con noi e la serie si chiama From ed è questa qui. Sono 2 stagioni, quindi complete, e la terza uscirà adesso nel 2024 ed è una serie che vi mangiate, giuro, veramente fatta bene. È classificata come un horror. Anche la storia è figa, sì, bisogna vedere. Poi ovviamente io ho visto solo una stagione, quindi può essere pure che si perderà nei meandri di, ma non credo. E è classificata come un horror, però se proprio vi devo dire, nemmeno horror fantascientifico. Parla di queste persone che si ritrovano in una cittadina dove la notte non possono uscire perché arrivo, non volevo spoilerare, la notte arriva, perché non so se è scritto poi nella, sì, non so se poi è scritto nella didascalia, quindi di notte succedono delle cose e quindi non possono uscire, quindi vedetela. Insomma, adesso noi ci spariamo la seconda stagione, una puntata sola, perché poi Stefano deve fare i compiti, che ha fatto 2 allenamenti di basket. Vieni, Ste. Come regola dovrebbe ripartire, dove vado? Guarda con Paramount, giusto? Sì, vado con stagione episodi. Oh! Questo che ce l'hanno il basilico fresco. Ce l'abbiamo? No. Vabbè, mettiamo il basilico, no? Non ce l'ho, dopo quello surgelato non mi piace. E perché lo compri? Il prezzemolo lo compro. Fabio ce l'ha visto, ma... Scotta, Madonna, mi viene l'acquolina. Non cammino. Dai, metto io. Tu ti lavi sulle maniche. A che episodio eravamo rimani? Arriva ai miei rimani. Io dovrebbe andare un po' a dubinare e buttare per i muri. Il pistacchio. Pure di acciughe. E gli stacchi, hai ragione. Negli episodi precedenti. Ah, sono come erano diverse le cose. Non fai. Su quello che succede qui, tu ci credi ai mostri? Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.